Comunale di Roma ha dichiarato oggi lo stato di insolvenza della Tirrenia. L'operatività è garantita sino al termine dell'estate, ma per quella che è stata definita l'Alitalia dei mari, presto potrebbe arrivare il cosiddetto spezzatino, ovvero la vendita pezzo per pezzo ai migliori offerenti. Riccardo Tivegna. Se la privatizzazione recente, tentata e fallita, prevedeva la cessione in blocco della compagnia e dei suoi 520 milioni di debiti, adesso è più facile pensare alla vendita separata delle navi, delle rotte, con i debiti che resteranno a carico della collettività, con l'occupazione che potrebbe risentirne e molto. Per questo Will Trasporti e Federmar Cisal, a costo di rischiare denunce penali, proclamano due giornate di sciopero per fine mese. Perché in questa privatizzazione senza regole il sindacato, noi e la Will Trasporti e speriamo anche gli altri, abbiamo deciso di infrangere le regole a salvaguardia dell'occupazione marittima. Nel senso che non si potrebbe far sciopero il 30 al 31? Non si può far sciopero perché c'è l'autoregolamentazione, c'è la legge 146 del 1990 che vieta gli scioperi in periodi di alta stagione. Siamo costretti a farlo e purtroppo penalizzeremo l'utenza che rientra dalle vacanze, ma ci sono 3.000 posti di lavoro e 3.000 famiglie a rischio. Questa avvertenza, innanzitutto, quante persone coinvolge a Genova? A Genova coinvolge 60 lavoratori amministrativi della Tirrenia, ma coinvolge soprattutto l'indotto portuale e tutte le attività collaterali allo sbarco e agli imbarchi delle navi. Come è stata gestita questa privatizzazione che doveva andare in porto? Sembrava andata in porto invece? Un classico disastro all'italiana. È una privatizzazione sbagliata nei tempi, l'abbiamo sempre detta, non si doveva fare, purtroppo si è voluta farla con lo spauracchio dell'Unione Europea che secondo noi c'entra poco per favorire qualche amico degli amici. Secondo voi il governo sta cercando con lo spezzatino, cioè vendendo Tirrenia pezzo per pezzo, di favorire qualche amico? Il governo ha delle responsabilità enormi in questa vicenda e ha sulla coscienza veramente il destino di 3.000-4.000 famiglie di marittimi e di amministrativi del gruppo Tirrenia Siremar.